loro non sono semplicemente attori. In questo film hanno svolto tutti i ruoli che normalmente si svolge una troupe di decine e decine di persone. Prima di questo film, la troupe più piccola con cui ho lavorato io era composta da una sessantina di persone. Quindi potete immaginare che cosa vuol dire, che cosa ha voluto dire per gli attori rimanere. Cioè, gestire tutte le funzioni, dal trucco alla scenografia ai costumi, rimanendo chiusi in casa. Io comincerei cronologicamente dalla prima cavia di questo esperimento. Perché? Dico solo due parole e Giordano De Plano ci aiuterà a capire bene perché Giordano era uno di quelli che era da solo a casa, no? Quindi non aveva un'altra persona, in quel momento nemmeno la sua compagna era in casa, per lui. Non aveva una persona che potesse aiutarlo in qualche modo. Diciamo che abbiamo fatto un ragionamento. Il ragionamento è questo. Buttiamo il cuore oltre l'ostacolo. Cioè, in questo momento non si riesce a fare cinema, non si riesce a fare niente, perché era il marzo del 2020. Come sapete, non si poteva uscire di casa. E a noi è sembrato un atto vitalistico fare comunque qualcosa attraverso il nostro mestiere, non limitarci a fare dichiarazioni pubbliche dicendo rimanete in casa, cari italiani, perché non era il nostro compito. In quei giorni tutti ci interpellavano, soprattutto gli attori, poi meno me il regista, ma è capitato anche a me, ci chiedevano giornali, televisioni, cioè di fare delle dichiarazioni e dire agli italiani che era necessario stare in casa, anche perché non è stato necessario dire agli italiani. Improvvisamente, da un giorno all'altro, siamo stati bravissimi a rimanere 99% gli italiani a casa. Infatti, quei quattro sfigati che sono andati al mare sono stati ripresi dai satelliti proprio e attaccati militarmente. Quindi, qual è il ragionamento? E poi lascio la parola a Giordano. Il ragionamento è: che cos'è il linguaggio del cinema? Il linguaggio del cinema è la condivisione di una serie di elementi che non sono semplicemente tecnologici, ma sono tecnici. Cioè, come funziona il linguaggio? Come funziona il linguaggio? Chiunque faccia cinema lo sa. In qualche modo lo sa anche il pubblico. È meglio, il pubblico lo sa decodificare. Chi fa cinema sa come funziona. Quindi siamo partiti da questa base comune, per cui non abbiamo dato per scontato che un attore non potesse, in qualche modo, anche facendo dei piccoli errori, fare delle riprese. Anche perché gli attori che sono qua con noi oggi sono tutti attori che attraversano tutti i tipi di spettacolo, lavorano anche in teatro e a teatro un attore è in grado di costruire la scena. Sono soprattutto nel teatro contemporaneo abbastanza povero, quindi gli attori sono anche a volte costretti a costruire le scenografie, i costumi, a volte si ritrovano a gestire tutta la macchina teatrale. E perché non nel cinema? Cosa c'è di strano, di speciale nel cinema che non è possibile fare? Per cui entrano in campo loro, cioè attraverso delle semplicissime tecniche, tecnologie che si possono acquistare in un qualunque negozio. Abbiamo giocato a fare cinema utilizzando queste tecnologie al meglio delle loro possibilità. Il telefono cellulare ce l'abbiamo in mano dalla mattina alla sera e quindi è stato automatico dirci: allora sarà la nostra macchina da presa, con un'app che trasforma il cellulare in una macchina da presa, con tutte le funzioni della macchina da presa. E quindi un assistente bardato come un astronauta in quei giorni girava per la città, portava una valigetta con dentro tutti questi strumenti davanti alla porta di casa dei nostri attori e da qui in poi c'erano loro a dover gestire questa situazione. Per me fare questo film con Daniele è stata più una benedizione che altro, nel senso che cioè, dopo che stai tutto il giorno a casa e senti i gabbiani, qualsiasi rumore viene amplificato, sapere che per 2 o 3 giorni farai un film in qualche modo ti riporta alla realtà, quella che è la mia realtà, cioè di attore. Quindi questa è la premessa e ti ringrazio per questo. Poi è vero quello che tu dicevi e ci stavo riflettendo proprio mentre tu lo dicevi. Cioè, questo film a me mi ha riportato proprio all'essenza del lavoro dell'attore, perché provenendo poi anche io dal teatro, ma teatro delle cantine dove non c'avevamo una lira e quindi
la mattina montavamo le scene, puntavamo le luci e poi la sera andavamo in scena, cioè facevamo più o meno tutto noi, mi sono ritrovato più o meno nella stessa situazione che è proprio l'essenza di questo lavoro. Cioè, non dico che non sono indispensabili tutte quelle figure professionali che ruotano intorno ad un set, anzi, ne ho sentita anche la mancanza, però è anche vero che volendo si può far tutto da soli. Quindi mi ha riportato a quelle sensazioni che avevo all'inizio, ma ancora anche più in là, nel senso, quando mi ricordo ero piccolo e piccolo ma tipo 7-8 anni, fantasticavo di fare l'attore, fondamentalmente io mi mettevo un lenzuolo, facevo finta di essere Superman, acchittavo la stanza con delle stronzatine qua e là e ricreavo un set immaginario. Tu mi hai dato più o meno la stessa sensazione. Quindi questo film mi ha proprio riportato all'origine della mia scelta di fare l'attore, all'essenza. E questa è, diciamo, una delle cose che mi premeva dire. Per il resto è stato un set atipico, però allo stesso tempo uguale a tutti gli altri, perché c'era un regista, anche se collegato tramite un telefonino, che comunque ti dirigeva, il direttore della fotografia, tutti eravamo collegati tramite i telefonini, ti chiedeva semmai di fare qualche aggiustamento con le luci, questo vale per il suono, per i costumi. Quindi poi alla fine, una volta che Daniele diceva azione, non c'era più la pandemia, non c'era più un disagio collettivo, ma c'era semplicemente un set, un lavoro, e quindi questo era fondamentalmente. Sono stati 5 giorni magici per quanto mi riguarda. E poi basta. Cioè, nel senso, queste sono le prime cose che ognuno l'ha vissuta in maniera personale. Stranamente il mio personaggio, che ha a che fare con Vinicio e con Milena, io non ho figli, non sono sposato, quindi già ero lontano da questo personaggio. Però conoscendo Vinicio da 20 anni, qualche anno meno, Milena 10-15, fondamentalmente hanno, io non so se è stata una coincidenza questo o no, però hanno coinciso tante cose. Il fatto che c'era Vinicio, che era mio amico nella storia, ma lo è anche nella realtà, il fatto che mi trovassi da solo realmente in quel momento, hanno coinciso tante cose in maniera fortissima. A me non mi è mai successo di perdermi e ritrovarmi su un set come è successo con questo. Poi certe cose non riesco neanche a spiegare, perché fanno parte del mio mondo, insomma. Però è stata un'esperienza, forse perché ridotta proprio all'osso, è arrivata proprio dentro le ossa. Dopo questa posso soltanto tornare a sedere.